raccontare nelle pagine che nella vita ti fanno amare senza neanche un perché. E sai che per me l'amore non può finire, ma crescerà per trasformarsi da pioggia in mare. Su Cittadella, la radio Note che danzano, il nuovo singolo di Claudia Gervasi, che con piacere devo dire abbiamo questa sera in diretta con noi su Cittadella, la radio. Claudia, benvenuta. Grazie, buonasera a voi, buonasera. Allora, Note che danzano, noi abbiamo sentito un minutino di questa canzone, abbiamo anche guardato il video, noi siamo anche a Radiovisione, potete guardarci sul nostro sito ufficiale e poi in chiusura di appuntamento risentiremo e riguarderemo questo tuo nuovo singolo, ripeto il titolo, Note che danzano. Tu sei nata nel sud del Salento, poi ti sei trasferita in Toscana. Insomma, sì, ti manca un po' la Puglia, eh? Tantissimo, tantissimo, guarda, veramente. Però hai mantenuto un po', insomma, anche in Toscana il calore che abbiamo noi del sud, o sbaglio? L'ho portato in Toscana. L'hai il portato? Insomma, è un virus, è diventato anche virale. È un virus, spero. Sto perfetto, contagiando tutti. Bene, bene. Allora, parliamo di Claudia Gervasi, è doveroso naturalmente parlare anche un po' di quelli che sono i tuoi inizi, perché ho letto che tu sin da piccolo hai avuto questo forte interesse verso la musica, perché tuo padre, il tuo papà suonava la chitarra, o sbaglio? Sì, e cantava, sì. Tu suoni? Allora, io sto iniziando ora a suonare un po' il pianoforte. Devo dire, la verità, è uno strumento che mi affascina tantissimo e mi aiuta a scrivere le mie canzoni, quindi mi dà una mano. Però non posso dire di saper suonare, ecco. Beh, quindi tutto è partito da lì, Claudia? Sì, è partito da lì, sì. E io avevo questo mio padre, appunto, che avevo mio padre che cantava, mio fratello che suonava la fisarmonica, perché come ben sai, giù da noi la fisarmonica è uno strumento molto usato. Certo, Quindi veramente si respirava sempre l'aria di musica a casa mia. Bene, allora noi in diretta con noi abbiamo Claudia Gervasi, Note che danzano, vi ricordo, è il nuovo singolo. Poi hai incontrato nel tuo percorso artistico il maestro Enzo Campagnoli, Gianna Martorella del 2020, e hai inciso questo tuo primo singolo, Dentro le tue mani. Senti Claudia, i testi li scrivi tu? Allora, Note che danzano l'ho scritta io, sì. Note che danzano, sì, con l'aiuto del musicista Filippo, però principalmente sì, è una canzone, è la mia prima canzone, diciamo. E ho letto anche che c'è questo tuo, diciamo, percorso personale di riflessione, di studi, incentrato un po' sul significato di essere donna e sulla forza necessaria di esserlo. Bene o male, un po' le tue canzoni riportano e richiamano questo tuo percorso? Sì, perché allora già la prima canzone che ho interpretato, Dentro le tue mani, appunto parla della donna in generale, della forza della donna. Con Note che danzano ho voluto, in realtà parla anche un po' di come sono fatta io, perché io sono innamorata dell'amore, cioè mi piace tutto ciò che è amore in maniera positiva, perché tutti siamo abituati comunque ad avere una visione dell'amore sempre con sofferenza, con sacrificio. Per me l'amore non è questo. Per me quando arriva un amore nella nostra vita vuol dire magia, vuol dire valorizzarsi come donna, vuol dire soltanto avere la strada spianata per un mondo, per una vita migliore. Perché quando hai accanto la persona giusta, una persona che ti ama, non può andarti male la vita, perché ti fa vedere le cose con dei colori diversi, non ti senti sola e sentirti amata dà una forza incredibile nell'affrontare tutto. Certo, certo. Senti, Note che danzano, insomma, hai fatto questo cenno a questo brano che poi racconta di questo amore ideale, l'amore gentile, semplice, leggero, insomma, sì, che aiuta un po' a riscoprire anche la facilità della vita, superare ogni problema, grazie un po' a quell'energia che bene o male queste storie d'amore ci danno, ci infondono. Senti Claudio, ma esiste questo amore, si trova? Sì, certo, io sì, sono molto fortunata, sono molto amata e amo tanto, quindi sì, esiste. Senti, quindi diciamo, magari chi non l'ha trovato, positività.
Certo, bisogna essere aperti all'amore, perché le nostre parole, i nostri pensieri e le nostre insicurezze ci bloccano, perché a volte abbiamo accanto a noi la persona giusta, le situazioni giuste, ma non siamo noi pronti, perché ci blocchiamo anche da credenze proprio sbagliate che abbiamo. Ecco perché io dico sempre la forza della donna, perché noi donne abbiamo tante capacità e abbiamo su tanti aspetti un valore aggiunto, no? E però a volte ci intrappoliamo perché siamo molto concentrati su tante altre cose e non ci concentriamo sul nostro essere donna e su quello che una donna vuole. Io in primis faccio l'esempio, io sono diventata mamma molto giovane e ho amato sempre la musica da morire, però sicuramente avere un figlio presto non ti permette di fare tante cose, certo, però certo. Non l'ho mai lasciata, cioè il mio atteggiamento comunque era quello di studiare, di cercare di fare musica comunque, andavo a fare le serate, matrimoni, feste private. Poi dopo, quando mio figlio, che si chiama Filippo, è diventato più grande, ho detto, sai che voglio fare un perfezionamento artistico, quindi l'ho presa in mano in maniera più seria, quindi mi si è aperto un mondo. Quindi ci vuole molta determinazione, molta volontà, ma tanto tanto ottimismo. Senti Claudia, vogliamo dare qualche cenno un po' su chi ha collaborato a queste note che danzano? Allora, c'è stato con me Filippo, per quanto riguarda la musica, c'è Gianni Testa, Enzo Campagnoli. Bene. C'è tutta l'equipe della famiglia Giuseppa, che è veramente è un gruppo fantastico, è una famiglia meravigliosa. Io dico famiglia perché anche incontrare, soprattutto in questi ambienti, sì, le persone giuste, che si comportano con onestà, lealtà, correttamente, fanno sentire protetti, non è una cosa da poco. Io sono veramente molto fortunata per questo. E questo ti permette anche di lavorare bene, insomma. Lavori bene, ti senti supportata. Io anche oggi, per esempio, ho telefonato a Gianni perché volevo un consiglio su una cosa e lui mi ha risposto immediatamente. E Gianni, come il maestro Campagnoli, sono persone estremamente impegnate, veramente non hanno un minuto, però se tu li chiami ti rispondono sempre. È una cosa molto bella questa. Bene, allora noi su Cittadella abbiamo Claudia Gervasi, note che danzano, tra pochissimo la risentiremo per intero. Senti Claudia, insomma, doveroso anche dare due cenni su questo bel video girato un po' sulla spiaggia di Anzio, sulla bellissima spiaggia di Anzio. Insomma, chi è venuta l'idea, come mai è nata insomma questa voglia di girare sul mare questa clip che accompagna naturalmente questo singolo? L'idea è stata di Marco Carbone, che è un professionista fantastico. E si era parlato in primis di fare queste riprese sul lago, quindi cambiare, e poi dopo alla fine ha detto, no Claudia, facciamola al mare usando la magia del giorno e della notte. Certo. E quindi abbiamo sfruttato tutti gli orari, tutti i momenti di una giornata intera. Abbiamo preso, come hai visto il video, c'è delle luci bellissime, abbiamo preso proprio dei colori, erano meravigliosi, sembrava veramente di stare in un film, era tutto magia. Poi ho avuto la fortuna di essere seguita a livello di consulente d'immagine da Silvana Materazzo, che è veramente fantastica. Gli abiti erano belli, c'era un abito gioiello, c'era un abito bianco, che immaginarsi quel tipo di abito su una spiaggia, uno dice ma che c'entra, invece è una cosa spettacolare. Quindi anche persone veramente molto competenti, perché uno può fare un lavoro, ma non vuol dire che c'è il talento giusto. Certo. Queste sono persone che hanno tantissimo talento e sono avanti anni luce, veramente, bravissimi. Beh, video molto bello, io naturalmente vi consiglio di guardarlo anche sulla nostra Visual Radio, anche attraverso il nostro sito radiocittadella.it. Allora Claudia, insomma, come sarà questa fine estate? Insomma, verrai al sud a farti un bagno? Speriamo, io ci spero fino alla fine, per ora sono molto impegnata perché sto lavorando tantissimo. Certo. E sono tornata da Gaeta l'altro giorno. Ora lavoro a Firenze in questa settimana, ho diverse serate. Bene. E qui poi devo andare nella zona delle Marche a fare altre serate, insomma c'è un po' da lavorare. Beh, e quindi, spero di andare a casa mia, cioè, almeno Claudia, per un fine settimana. Il live comunque rimane comunque un punto fermo anche del tuo percorso. Certo, artistico. Io sempre. Io amo il live. Certo. Io amo tutto quello che si fa dal vivo, sinceramente. E poi naturalmente continuare la promozione di questo tuo nuovo singolo. Certo. Note che danza. Ci saranno poi altre canzoni, stiamo lavorando sull'uscita di altre canzoni. È un percorso bello, lungo, impegnativo, ma sono felicissima. Allora, noi siamo pronti naturalmente ad accogliere quelli che sono i tuoi progetti musicali. Speriamo anche in un album, Claudia. Lo spero anch'io, ma ci stiamo lavorando. Pian piano arriverà anche quello. Pian piano, sì. Allora,
Allora, ringraziamo Claudia Gervasi, è stata ospite di Driving e noi la salutiamo riascoltando Note che danzano. Ciao Claudia. Ciao, ciao a tutti, grazie. Quante storie da raccontare nelle pagine che nella vita ti fanno amare senza neanche un perché. E sai che per me l'amore non può finire, ma crescerà per trasformarsi da pioggia in mare. Quante storie ancora da svelare, io le dedico a te, ma il destino non è mai scritto, per questo mi affido a te. E sai che per me l'amore non può finire, ma crescerà per trasformarsi da pioggia in mare. Anche per te lo stesso.